Qual è lo stato di salute delle nuove generazioni? I nostri giovani tendono ad avere una forma di debolezza nel sistema immunitario, sviluppano tantissime forme di allergie, di intolleranze, di sensibilizzazione nei confronti di alcuni alimenti o di alcuni principi contenuti in certi alimenti, in certi cibi, e inoltre hanno anche una tendenza a sviluppare delle patologie autoimmuni. Tutto questo accade perché i giovani hanno nel loro corpo tante diverse forme di intossicazione, derivanti dai farmaci, dagli integratori che assumono dalla più giovane età, ma anche ovviamente da una scorretta alimentazione e dall'introduzione continua e frequente di cibi dannosi. Inoltre trascorrono tantissime ore non più all'aria aperta, ma tra le mura domestiche, quindi in ambienti che non sono salutari sicuramente. Tutte queste forme di intossicazione incidono sul loro stato di salute. Quando si è in giovane età, invece, bisognerebbe esercitare una forma di autorità su se stessi, per poi non giungere alla schiavitù nei confronti del proprio corpo quando si è adulti. Bisognerebbe orientare la propria alimentazione su cibi benefici e che aiutino il nostro corpo a rigenerarsi, a crescere, ad acquisire nella crescita forza e salute. E questo sta anche ai genitori. I genitori dovrebbero imporre anche un'alimentazione, un'educazione alimentare ai propri figli, disciplinandoli su questo aspetto. Invece vedo sempre di più genitori che si devono industriare, impegnare per compiacere i gusti e i capricci dei loro figli, anche figli grandi, non più in età infantile o età adolescenziale, ma anche proprio adulti. Questa sfida è persa in partenza perché qualsiasi cosa prepareremo non sarà mai abbastanza competitiva in termini di gusto nei confronti dell'industria alimentare o dei fast food, perché all'interno degli alimenti che esistono nell'industria alimentare oppure sono presenti nei fast food ci sono delle molecole, dei principi, degli ingredienti che vengono pensati proprio per sviluppare una forma di dipendenza da quel cibo. Invece, noi dovremmo cercare di educare i nostri figli e di non viziarli. Nell'alimentazione odierna si è dipendenti dalle scelte, dalle decisioni dell'industria alimentare. I desideri vengono continuamente soddisfatti, se non indotti, da questa industria. E la persona in questo modo diventa un automa del corpo, che è prima dipendente dai propri desideri, dai propri capricci. E poi è dipendente dalle malattie che derivano dall'introduzione di questi alimenti nel proprio corpo. Per contrastare questa tendenza, i ragazzi, come dicevo prima, vanno educati e non vanno viziati. Noi stiamo crescendo generazioni di individui viziati e in questo tempo, in quest'epoca, non possiamo proprio permettercelo. Non possiamo soddisfare ogni richiesta dei nostri figli, dei nostri bambini, dei nostri adolescenti. Invece dovremmo cercare di evitare di usare il cibo come ricompensa o talvolta addirittura come surrogato dell'affetto genitoriale. Bisogna far ritrovare ai nostri figli la corretta dimensione dell'alimentazione. Bisogna fare un'opera di educazione. Al pari dell'educazione che viene fornita dal sistema educativo, noi dobbiamo educare i nostri figli alla corretta alimentazione e all'introduzione di cibi non dannosi per il loro sistema immunitario, per il loro sistema ormonale e per il loro sistema nervoso. Se la globalizzazione impone il suo regime tirannico e totalitario della quantità, noi come genitori dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere capaci di educare i nostri figli all'importanza della qualità dell'alimentazione. Qual è la prima cosa che dovremmo cercare di imporre nell'alimentazione dei nostri figli? Sicuramente il corretto apporto di proteine. Le proteine sono fondamentali, sono una componente strutturale del nostro corpo che serve alla crescita, alla formazione, alla riparazione delle cellule, dei muscoli, delle ossa, della pelle, dei capelli, degli organi. Servono per produrre enzimi, ormoni, antibiotici endogeni del nostro sistema immunitario. Noi abbiamo bisogno almeno di 1 grammo su chilo di peso di proteine al giorno, almeno, ma possiamo tranquillamente arrivare in un organismo in fase di crescita a 2 grammi per chilo. Inoltre, se anche dovessimo superare questa quantità, questo apporto proteico nell'alimentazione, una quantità maggiore di proteine nella dieta non è assolutamente dannosa, non è dannosa per il fegato, non è dannosa per i reni e naturalmente la quantità giusta di proteine è invece fondamentale non solo per rigenerare il nostro corpo, soprattutto nella fase di crescita,
ma è importante anche per suscitare uno stato di sazietà, il che evita che i giovani, che i bambini, che gli adolescenti continuino a mangiare continuamente carboidrati, amidi e zuccheri semplici, che invece sono dannosissimi per il sistema immunitario, sono dannosi per l'intestino, sono dannosi per il sistema nervoso. Bisognerebbe cercare di educare i propri figli alla colazione proteica, che migliora il controllo dell'appetito, blocca la sensazione di fame nel corso della giornata e quindi migliora sostanzialmente il metabolismo sia nella fase adolescenziale, anche nella fase infantile, ma anche poi nella fase adulta successivamente. Inoltre, nelle proteine animali, nelle proteine in generale, tra gli amminoacidi, c'è la leucina, che è un amminoacido specifico che deriva dalla scomposizione delle proteine e che agisce sul nostro sistema nervoso, in particolare sull'ipotalamo, per ridurre il senso di fame. Quindi è molto importante apportare la giusta quantità di proteine nell'alimentazione dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti, proprio per evitare che continuino ad avere nella giornata, nell'arco della giornata, questa sensazione continua di fame che poi li induce a consumare merendine, cracker, alimenti ad alto indice glicemico. Le fonti di origine animale di proteine sono preferibili perché chiaramente sono proteine nobili, quindi sono alimenti che hanno al loro interno la giusta quantità di proteine e che sono altamente digeribili e facilmente metabolizzabili dal nostro organismo. Le fonti di origine animale come carne, uova, oppure anche pesce, chiaramente, sono alimenti che hanno un'elevata quantità di amminoacidi e che sono facilmente digeribili e non provocano problemi da un punto di vista della digestione dell'assimilazione di queste proteine. Quindi non vanno a peggiorare lo stato di salute degli organi, dei sistemi e soprattutto del nostro apparato gastrointestinale. Ricordiamo inoltre che nella carne, ma anche nel pesce, ci sono tantissimi micronutrienti. Ci sono potassio, ferro, sodio, fosforo, selenio, zinco, che servono soprattutto in fase di crescita. Inoltre il ferro, molto importante nell'alimentazione dei ragazzi, degli individui in fase di crescita, nella carne e nel pesce si trova nella forma eme, quindi è molto biodisponibile. Ed è più biodisponibile rispetto agli alimenti che invece sono di origine vegetale e che contengono comunque ferro, ma che appunto è meno utilizzabile dal nostro organismo in maniera diretta e rapida. Quali sono delle possibili colazioni che si possono dare ai nostri figli, che si possono somministrare ai nostri figli in fase diciamo di crescita e soprattutto anche in fase adolescenziale? Colazioni che abbiano al loro interno legumi, uova, carne, pesce e che quindi non inducano questi ragazzi durante la loro giornata ad avere continuamente fame e a consumare alimenti dannosi. Per esempio, due mestoli di piselli, un paio di carote, un uovo alla coque o anche due uova. Oppure, per esempio, grano saraceno o quinoa lessati, che possono andare bene anche per pranzo. Più tonno o sgombro e un ortaggio che può essere finocchio o carote. Altre colazioni possono essere, per esempio, latte di mandorla senza zucchero, con quinoa o amaranto o saraceno soffiati, e magari si possono aggiungere anche 15-20 grammi di mandorle o nocciole, o si può aggiungere ancora un uovo strapazzato alla coque. Altre colazioni possibili possono essere delle frittate con due uova, per esempio, o comunque albume d'uovo strapazzato, anche preparati la sera prima. All'interno si possono mettere dei legumi come i piselli, oppure si possono mettere degli spinaci o degli ortaggi a parte. Un'altra colazione rapida possibile potrebbe essere quella di conservare, per esempio, degli avanzi di carne o di pesce dalla sera prima e unire queste fonti proteiche con delle patate dolci o delle gallette di saraceno o un mestolo di legumi, di fagioli, per esempio. Queste sono tutte colazioni che possono essere validissime per ragazzi in fase di crescita e che possono aiutarli anche ad affrontare una giornata di studio, di impegno fisico, senza dover ricorrere continuamente ad alimenti con zuccheri semplici e comunque ad alto indice glicemico.
È molto importante, come vi dicevo, cercare di educare i nostri figli ad alimentarsi bene con fonti proteiche valide e che non diano loro un continuo senso di fame. Perché è necessario fare in modo che i nostri ragazzi si alimentino bene? Perché in questo modo il loro organismo in fase di crescita si rigenererà. Riuscirà ad essere sempre in salute, ad affrontare meglio tutte le offese esterne in termini di contaminazioni ambientali o comunque di infezioni di qualunque tipo, e in questo modo i nostri ragazzi continueranno ad essere in salute in età adulta. È importante per far acquisire uno stato di salute migliore nelle future generazioni, perché attualmente il quadro della salute delle nuove generazioni è veramente critico. Stanno aumentando tutte le patologie croniche, tutte le patologie a carico del sistema immunitario e noi dobbiamo assolutamente invertire questa tendenza. Però noi come genitori dobbiamo imporci. Imporci in questo momento è fondamentale per fare in modo che questi ragazzi non siano dipendenti dall'industria alimentare, dalla globalizzazione, dal regime tirannico autoritario dell'industria alimentare, dell'industria dei consumi e poi dell'industria farmaceutica. Quindi i ragazzi non devono più essere dipendenti dal loro corpo, dalle debolezze del loro corpo, ma devono sviluppare sempre di più una forma di autorità su se stessi, perché la vera forma di libertà è proprio questa disciplina sul proprio corpo.